sono sentiti i rintocchi delle due della chiesina qui vicino. Siamo a Torba, vicino a Varese, lì sotto c'è il Fiumolona, e questa è la più imponente delle torri che chiudevano il recinto di mura della città romana di Sibrium, una città costruita nel V secolo d.C. Per arginare l'avanzata dei barbari, avanzata che poi, come sappiamo, non fu affatto arginata. E il monastero di Torba fu regalato al FAI da Giulia Maria Crespi nel 1977. Era una giornata un po' come questa, quando Giulia Maria Crespi venne qui la prima volta, una giornata di quelle che piacciono a noi lombardi, una grigina, un po' freddina, nebbiosetta. E tra l'altro non vedo Daniela Bruno. Daniela! Ah, ecco, sei già dentro, scusate, perché la passeggiata che oggi facciamo, perché con questa giornata iniziamo la nostra serie di passeggiate A, sarà con Daniela Bruno, la mia collega archeologa. Stavo dicendo prima che quando Giulio Marino, quando il FAI nacque, il FAI non aveva nessuna proprietà. E allora Franco Russoli, che fu uno dei fondatori del FAI, grande storico dell'arte e direttore di Brera, disse a Bazzoni: c'è una torre romana, un convento longobardo vicino a Varese che sta crollando. Allora Bazzoni pensò che Giulia Maria Crespi potesse regalarlo al FAI. Giulia Maria venne qua e non le piacque per niente, perché non soltanto era una giornata un po' freddina come oggi, ma soprattutto tutto crollava, era tutto un disastro. Però Bazzoni era un uomo che convinceva fortissimamente, era un uomo forte, era un uomo convincente, per cui alla fine Giulia Maria Crespi disse: va bene, ok, la compro e la regalo al FAI. E così fu la prima proprietà del FAI. Ora io farò una cosa che non farò mai più in vita mia: attraverso le mura, perché dopo ne parleremo, attraverso le mura romane, queste qui sono mura romane del V secolo, che porta malissimo, perché quando Remo attraversò le mura, poi Romolo lo fece fuori. Comunque non lo farò mai più, e andiamo a cercare Daniela Bruno, che ci racconterà la storia degli ultimi scavi di Torba, che sono fantastici, che ci raccontano delle novità che non ci saremmo mai aspettati. Daniela, sei sotto? Bene. Allora, un attimo di pubblicità, che stacchiamo un attimo il telefono, e pubblicità per dirvi che, mi raccomando, iscrivetevi al FAI, perché tutto questo è possibile grazie al FAI, che in 40 anni, anzi quasi 50 anni, ha mantenuto e aperto al pubblico questo tesoro. Quindi, se tutti vi iscrivete, chissà cosa potremo fare. Daniela! Eccomi, sono qui al mio posto, in un posto che peraltro normalmente il pubblico non visita, quindi l'occasione è veramente eccezionale. Allora mi tolgo la mascherina, che tanto sono qui da sola, e vi faccio vedere questa meraviglia tirata fuori dall'Università di Padova, dagli studenti che vengono qui a scavare ogni anno da 7 campagne di scavo. Allora, intanto è importante dire che non solo qui di solito il pubblico non entra, ma che quando ci entrava 3 metri sopra, cioè qui c'era solo terra, che è stata poco a poco scavata. Se posso dirti, qui c'era il nostro deposito degli attrezzi dei giardinieri. Poi siete arrivati voi archeologi, perché la storia è cambiata quando il presidente del FAI è diventato Andrea Carandini, archeologo, e quando la direttrice del reparto cultura è diventata Daniela Bruno, che sei tu, che sei archeologo a sua allieva. E quindi che ho una certa formazione professionale, una certa sensibilità per chi fa il mio vecchio lavoro, che è questo meraviglioso dell'archeologo, che scopre, interroga i muri e scopre nella terra le storie. Allora, questa è una storia favolosa, perché intanto abbiamo scoperto i primi livelli di occupazione della torre. La torre, che abbiamo detto che è romana, i primi livelli sono della fine del VI, inizi del VII, e sono quelli su cui io sono camminato. VI secolo, parla che noi non... VI chi? Hai ragione, VI secolo. VII secolo. Hai ragione, quindi siamo fra il 500 e il 600 dopo Cristo, ovviamente. Questo è un livello di occupazione, cioè vuol dire che qui le persone camminavano. Qui addirittura abbiamo trovato i resti, guarda cosa faccio, ti tiro su questo tessuto, abbiamo trovato i resti di un focolare. Gli archeologi sono fantastici, vedono quello che noi umani normali non vediamo, però tu ce lo spieghi. Ve lo spiego, ci vede facilmente che è un po' nero, e questo è il segno del carbone, cioè vuol dire che qua si bruciavano delle cose, e anzi era tutto ben costruito. Ma scusami che ti interrompo, ma all'interno della torre non ci stavano i soldati? Eh sì, ma i soldati avranno mangiato anche loro, ah, sì, avranno bisogno lei, di farsi certo, magari un pasto a base di carne. Abbiamo trovato anche occupazione, quindi carne cucinata proprio qui per farsi un po' di calore. Senti, scusa, ma quel buco lì più profondo alla tua destra che cos'è? Allora,
qui gli archeologi sono scesi ancora più in profondità, fino al terreno che si chiama Vergine, cioè dove non c'è nessuna traccia dell'elemento umano. Cioè prima della costruzione della torre. Ben prima della costruzione della torre. Qui hanno scavato e hanno trovato i segni delle fondamenta di un'impalcatura all'interno della torre che sosteneva i vari piani con le scale per raggiungere i vari livelli. Vedete lì che c'è un buco, io mi sposto qua, un buco che doveva ospitare un palo e ce ne sono altri tre agli angoli della torre, un grande palo che sosteneva questa impalcatura lignea con le scale per salire ai vari livelli, perché questo era il livello del piano terreno, ma il livello del primo piano era lì, poi c'era un secondo piano con... Ma quindi all'interno non c'erano pavimenti, c'erano solamente delle impalcature di legno. Esattamente. Che servivano ai soldati per andare in cima alla torre a buttare giù l'olio bollente, se arrivavano ai Longobaesi, esatto, o Doacre. Senti un po', Daniela, scusami, quel muraglione, quella specie di muro con tutti quei cartellini bianchi, cosa diavolo è? Allora, questo infatti è... Intanto diciamo una cosa, che questi cartellini servono per indicare le unità stratigrafiche, cioè gli strati, i vari strati di cui è composto il terreno che l'archeologo scava. US sta per unità stratigrafica. Ciascun cartellino corrisponde a uno strato. Guardate quanti sono. Sono sottili e... Quando tagli un albero. E infatti rappresentano proprio la vita di questo luogo che nel tempo, ma in un tempo relativamente breve di circa 70 anni fra la fine del VI secolo e l'inizio del VII, questo è stato invaso da limi, sabbie e argille portate dalle alluvioni. Qua deve aver piovuto tantissimo, deve esserci stata una serie di, forse una decina di eventi alluvionali drammatici. Ma non mi avevi detto che Paolo Diacono, lo scrittore longobardo, ne parlava a un certo punto? Paolo Diacono, incredibilmente, in questo stesso periodo dice «Eo tempore», cioè in questo tempo, «acque diluvium fuit», e dice addirittura che dai tempi di Noè non c'era stato un diluvio del genere, quindi deve essere stato veramente un evento cataclismatico. Tanta acqua è scesa dal monte e ha portato terra che si è sovrapposta in sottili strati. Tra uno strato e l'altro ci sono anche dei piccoli focolari per cui le persone continuavano ad entrare qui dentro, però per poco tempo, e poi arriviamo a un'altra alluvione. Scusa Daniela, prima di commentare questa storia delle varie alluvioni che si sono quindi susseguite qui a Torba, quindi da Castelseprio, quindi dalla città di Castelseprio veniva giù fino a Torba, che è la parte bassa, tutte queste colate di fango che poi finivano forse nel fiume Olona, che è il fiume del Varesotto. Benissimo. Scusa, quel pezzo che c'è di sopra, che cos'è? Ma anche pezzi di quella dimensione sono stati portati dalle stesse alluvioni. Erano alluvioni talmente cataclismatiche che davvero portavano giù dei pezzi di case e quindi anche pezzi di decorazioni architettoniche. Beh, ecco, quindi direi che questo scavo ci consentirà, poi usciamo adesso, usciamo e vieni su, questo scavo ci consentirà di raccontare probabilmente anche la storia dei cambiamenti climatici. Ovviamente i cambiamenti climatici hanno caratterizzato la storia della storia della vita dell'uomo sul pianeta. Ci sono sempre stati, cioè, prima quando è scoppiato il famoso vulcano Krakatoa, quando sono arrivati sulla Terra i meteoriti. Però questo cambiamento climatico al quale assistiamo, e quindi ecco, questo scavo di Torba ci consentirà di raccontare questa storia. Ci sono sempre stati questi disastri, però il disastro di adesso, quello del riscaldamento climatico a cui stiamo assistendo, è fatto da noi, è fatto dall'azione dell'uomo. Quindi, già che non è facilissimo per l'uomo vivere sul pianeta, ci manca solo un uomo cretino che si tira la zappa sui piedi e che provoca un cambiamento climatico come quello a cui stiamo assistendo. Quindi cerchiamo tutti di ragionare con una testa diversa, perché sennò qui viene giù tutto. Ma adesso vi raccontiamo la storia delle mura, che è molto diversa. Allora, vi ho detto prima che io non attraverserò mai più le mura, perché... Mi raccomando, guarda te perché è pericoloso. Remo ha fatto una brutta fine. Ecco, com'è che dicevano i latini? Le mura per i latini sono sancte, cioè non vanno violate perché sono benedette. Chi viola le mura muore, e Romolo e Remo se lo raccontano, perché Remo ha violato le mura e Romolo va ammazzato. Allora, quando noi siamo arrivati qua, quando il padre è arrivato qua 40 anni fa, perché il monastero di Torba è aperto al pubblico da 40 anni, e in 40 anni sono venute qui a visitare questo posto circa 1 milione di persone. Se il Fai non ci fosse stato, questo monastero forse non ci sarebbe più, perché crollava, era tutto divorato dall'edera. Ma la cosa divertente è che noi, prima dell'arrivo degli archeologi, pensavamo di aver finito il restauro di Torba, invece no, perché noi avevamo tirato fuori quel pezzo di mura là in alto che si vedono, e infatti poi abbiamo piantato anche una siepe per far capire al pubblico dove passavano le mura. Ma poi ci eravamo fermati, perché noi siamo stati capaci di restaurare quello che si vede, ma non quello che non si vede. Come fanno gli archeologi? Allora, andiamo al di là.
là. C'è molto altro che non si vede, ma che piano piano tireremo fuori, infatti. Allora adesso passiamo, usciamo dalle mura, non oltrepassandole, ma uscendo da un passaggio che c'era. Esatto, perché in questo punto non c'era forse una grande porta, ma c'era sicuramente una posterula, che è una piccola porta. Nell'VIII secolo, l'hanno trovata gli archeologi e l'hanno messa in luce, c'era una porticina che connetteva l'interno e l'esterno, il monastero con l'esterno, dove c'era quest'altro edificio che abbiamo scavato, anzi che hanno scavato gli archeologi dell'Università di Padova recentemente. Ecco, vieni qua che ce lo racconti. Vengo da qua, passo dove passavano le monache e dove passavano i conversi, perché questa casa che abbiamo trovato, che era una casa a due piani, quindi questa è stata scavata due anni fa, mentre la torre l'anno del 19, questa qua nel 18. Esatto, ormai sono 7 le campagne di scavi, sono tanti anni che continuiamo a scavare, e questo è un edificio grandioso, che non si vedeva per niente, è un edificio probabilmente a due piani addossato alle mura, quando ovviamente le mura non erano più così importanti per la difesa della città, siamo nell'VIII secolo all'incirca. Ecco. Quindi qua i conversi chi erano? I domestici delle monache? Sì, i conversi erano tipo dei laici che servivano alle monache per fare dei lavori. Le monache erano delle signore di solito anche. Sì, che quindi lavoravano un po' meno. Perfetto, ecco. Quindi detto questo, parliamo delle mura che ci sta molto a cuore, perché quando noi attraversavamo le mura rischiando di crepare, lo facevamo perché questo qui a voi sembra un muro, è un muretto. Però se Daniela ci insegna, gli archeologi, che se noi scavassimo, Daniela, per tirare, cioè quanto riusciamo ad andare sotto? Ma guarda che magari riusciamo ad andare sotto anche 2,5 metri. Guardate la profondità di questo muro, sono 2 metri di spessore. Non può essere questa l'altezza originaria. Era più alto sicuramente di qua, ma era più alto anche verso il basso. Tutta questa terra dove la mettiamo? Andrà smaltita in qualche modo. Però certo, è un lavoro gigantesco. Però capite, la cosa divertente, ci possiamo sedere sulle mura o neanche sedersi? Quello secondo me si può fare. Allora facciamo. Sì. La cosa divertente del lavoro che fa il Fai è che non è mai finita, perché se si dà retta alle pietre, se si è capace di leggere le pietre, se ci si ha il coraggio anche, perché qui ci vuole coraggio, perché tirare su tutto qua andrà via una quantità di soldi. Un po' sì, però è neanche tanti. Alla fine, anzi, è il momento giusto per dire che se ci aiutate, ogni anno verrete a scoprire pezzi di torba che tiriamo fuori e che ci raccontano nuove storie. È un lavoro importante, guardate, non solo per noi, per farvi vedere una nuova realtà e altri pezzi di storia, ma anche per gli studenti che vengono qui a studiare, a praticare l'archeologia. Sì, ma poi non soltanto per gli studenti, veramente per chiunque, perché la cosa bella che ci insegna l'Italia è che se i monumenti vengono interrogati, se si è capaci di leggere le pietre, se si è curiosi di capire che storia c'è dietro, è una storia infinita. È la storia delle alluvioni, è la storia dei romani, è la storia dei barbari, è la storia delle monache, è la storia dei domestici delle monache, è la storia della Crespi che si innamora, anzi no, Bazzoni che si innamora e la Crespi che lo regala al Fai, è la storia dei restauri, di un milione di persone che è venuto qua. È una storia gigantesca, è una storia che solo un paese come il nostro può raccontare, quindi seguiteci in queste nostre passeggiate anne, faremo altre, saranno divertenti, sono curiose e soprattutto ci danno sempre la sensazione di essere molto fortunati, perché viviamo nel paese più bello del mondo, è un paese che chiede molto e che dà molto. Noi Fai siamo nati per dare delle risposte, ma soltanto se tanta gente, come diceva Daniela, si iscrive, ci segue, infatti ci viene, ci sostiene, perché l'iscrizione per noi è un sostegno fondamentale. Grazie all'iscrizione riusciamo a fare quello che vedete qua e molto altro. Se scenderemo sarà grazie a voi che avete deciso di iscrivervi al Fai. 39 euro l'anno, mica tanto. Coraggio e seguiteci nelle prossime passeggiate. Grazie. Ci sono delle domande, anzi, ecco. Ci sono due domande per Daniela sul mestiere dell'archeologo, ovvero il principale strumento dell'archeologo e la principale caratteristica che deve avere un archeologo. Allora, lo strumento l'ho portato, eccolo qua. Allora, non lo prendevo in mano da un po', perché è un po' di tempo che lavoro al Fai e quindi effettivamente non faccio più l'archeologa da tempo, ma questa è una specie di cazzuola specifica dell'archeologo che si chiama trowel. Questa è addirittura inglese, viene dall'Inghilterra, ci tengo molto, è un oggetto sacro per me e questa serve proprio per pulire, per scavare gli strati di terra come quelli che abbiamo visto all'interno. Cosa deve essere un archeologo? Deve essere un attento osservatore, deve andare in profondità alle cose, alle storie, alla materia, alla disciplina. Lo sguardo attento e profondo fa l'archeologo. Però io direi che ogni italiano dovrebbe essere in un certo senso archeologo, perché l'archeologo è curioso e grazie ai suoi occhi curiosi immagina che cosa potrebbe esserci dietro una pietra.
E questo ognuno di noi dovrebbe esserlo in un certo senso. Io se rinasco faccio l'archeologo perché è troppo divertente. Poi una domanda per il dottor Magnifico: chiedono dove sono conservati i reperti che sono stati rinvenuti. I reperti che sono stati rinvenuti ancora all'inizio trovammo, io sono 40 anni che lavoro, fare una moneta d'oro, poi Daniela mi sembra che mi diceva che è stata trovata una fibbia di cintura longobarda e poi la mandibola del cavallo. Racconta la storia del cavallo. Dentro la torre dove eravamo prima è venuto fuori anche un pezzo di una mandibola di un cavallo. Il resto del cavallo, con tutte le sue ossa e l'altro pezzo sostanziale della mandibola, è venuto fuori da fuori. Abbiamo scavato 3 metri di profondità e questa sepoltura di cavallo, guardate che è una cosa veramente eccezionale, l'abbiamo raccontata durante il primo lockdown, è una sepoltura forse simbolica o comunque indice di un cimitero, di un guerriero, di una personalità importante, di alto lignaggio che veniva sepolto con tutto il suo cavallo. Ecco, quindi quello che abbiamo trovato oggi è nei depositi della soprintendenza, perché tutto quello che fa qua lo fa in collaborazione con la soprintendenza archeologica. È un lavoro che si fa insieme. I privati come il FAI aiutano l'ente pubblico e la sovrintendenza. Le cose fatte insieme vengono meglio, vengono con più entusiasmo, ognuno ci mette la sua professionalità. Quando saremo più ricchi, anche grazie a tutte le iscrizioni che verranno dopo la diretta di oggi, forse riusciremo a fare un piccolo museino e a allestire qui i reperti che abbiamo trovato. Un'altra domanda: in che modo sono stati coinvolti gli studenti universitari? Gli studenti universitari vengono qui con la loro università appunto ad imparare cosa vuol dire fare l'archeologo, a scavare proprio con le mani nella terra, con gli strumenti come questo, e a capire come si fa a raccontare le storie a partire dalla terra. Quindi questa è una palestra che il FAI mette a disposizione delle università e degli archeologi per imparare questo mestiere meraviglioso. Un'altra domanda, magari di una persona che si è collegata dopo, voleva sapere quando è stato scoperto lo scavo della torre. Lo scavo della torre è cominciato l'anno scorso, quindi sono circa 2 anni che scaviamo dentro la torre. Fuori dalla torre si era scavato anche negli anni 70, il primo pezzo di cavallo era emerso negli anni 70. Okay. Bene. Bene, se non ci sono altre domande, allora a presto e alle prossime passeggiate con noi. Grazie, ciao!